Salve ragazzi e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio vorrei fare una challenge e vorrei riprovare a fare una di quelle che abbiamo fallito, quindi possiamo scegliere tra Pay to Play e The Honor Streak. Nello specifico vorrei fare Pay to Play perché The Honor Streak è più stressante, già mi sono stressato abbastanza con la sconfitta del precedente episodio, quindi facciamo questa che è leggermente più facile. Allora, descriviamo Pay to Play. Funziona abbastanza facilmente. Partiamo con 50 centesimi, che in realtà sono 45, quindi ho già detto una cavolata. Ok, relax. E comunque ogni singola porta ci costerà un centesimo per essere aperta, tranne a quanto pare quelle delle dette, non me lo ricordavo però. Cosa significa questo? Significa principalmente che ci costerà andare avanti. I soldi saranno uno strumento, una risorsa, come volete chiamarla, ben più importante di come siamo abituati. I can see forever, ottimo. E ci serviranno anche semplicemente per andare via. In caso finissimo i soldi, come abbiamo purtroppo imparato nella precedente, nel nostro precedente tentativo, se volete vederlo, è stato un fallimento però. Lo potete trovare sempre nella playlist. Tra l'altro abbiamo anche Money Equals Power, che significa che partiamo con un danno bello alto, visto che abbiamo già la 45 centesimi. Ora, vale la pena visitare lo shop? Forse sì, ma perché pagare quando posso entrarci gratis? C'è qualcosa di utile? Direi di no. E infatti non intendo spenderci ulteriori soldi. Dobbiamo arrivare fino da Isaac. Giustamente, dimentico che non devo cercare porte normali. E quindi dobbiamo effettivamente stare attenti. Tra l'altro abbiamo anche la sacchetta dei penny, che ogni tot stanze, che non so precisamente quanto sia il tot, ci pagheranno un penny, che penso serve unicamente a controbilanciare l'enorme spesa di soldi soltanto per andare avanti, perché non è detto che in 45. Carino, ho uscito il boss e poi torno a prendere il Returnal Arthur. Il boss è Ragman, pertanto non so se considerarlo un buon boss con cui iniziare. Ecco, poi se perdo i soldi. Da quanto qua Ragman mi fa perdere soldi quando mi colpisce? Questa mi è nuova, eh. O è un effetto di pay to win? Che effettivamente io ho pay to win. No, non ho pay to win. Perché c'è anche un oggetto che si chiama pay to win, però no, a quanto pare non l'abbiamo. Sì, ci fa perdere soldi. Per me questa è una cosa nuova, eh. Non me ne ero mai accorto. O forse me lo sono dimenticato, eh. Capace che la challenge l'ho fatta un po' di tempo fa, la prima volta. Muori, 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 perfetto. E almeno lui è morto. Adesso uccidiamo il minion e vediamo cosa ci propinano. Un HP up, niente di che. Però effettivamente non c'è neanche da lamentarsi, quindi direi riprendere questo cuore eterno e andare direttamente nel basement 2. Tanto io non mi ricordo se però in pay to win, quindi per il primo piano penso che allungherò leggermente e spenderò più soldi quindi. Cosa che mi dispiace perché in effetti. No, stavo per dire, non mi ricordo se c'era la stanza del power up in questa challenge, ma non c'è. E abbiamo anche ottenuto. Siamo tornati full di vita almeno, quanto pare. Abbiamo la certezza che le stanze segrete le abbiamo già trovate tutte grazie a Can See Forever, e come dicevo, basement numero 2. Vediamo un po' cosa ci propina qui, che è il burning. Sì, infatti è il burning basement. Diamo un'occhiata a cosa c'è nella. Due cuori neri. Nella curse room e iniziamo a cercare. Tra l'altro, per come si è messa la challenge, io conto, a meno che non mi capino cose eclatanti, di skippare tutto, negozi e quant'altro, e concentrarmi unicamente sul. Centesimo e un altro centesimo lì. L'arcade di solito paga con almeno un centesimo. Nello specifico, paga con un cuore dorato che abbiamo sbloccato in non mi ricordo quale challenge. Però abbiamo sbloccato in una challenge. Ecco, il cuore dorato fa questo effetto. La prossima volta che si prende danno, spona parecchi. Parecchi soldi praticamente. Uno. Perché stiamo spawnando così tanti soldi però? Oh, Blood Bag. È stato anche un investimento molto ottimale e quindi andiamo avanti. Abbiamo ottenuto tra l'altro una decina di centesimi, una cosa del genere. Quindi ci ha fruttato soltanto andare in quella. In quell'arcade. Stavo dicendo che il cuore dorato sì, funziona che quando prendiamo danno ci spawna soldi. E sì, ho detto tutto. Perfetto. Allora, potenziale cuore di fede. La troll bomb, preferivo evitarla, ma va bene. Ok, questi si suicidano perché entra da soli, basta mandarli verso il fuoco. Infatti basta fare così, fare un po' il muto duro. E questi purtroppo non si sono suicidati.
Perfetto. Ora, allora, questo non mi ricordo cosa faccia. Però se non mi ricordo male ha a che fare con le chiavi. Mi pare o si trovano più chiavi o c'è una possibilità di non necessità di chiavi. Qualcosa inerente alle chiavi. Cosa c'è qui nello shop? Una Champion Belt che di fatto, anche se costa 15 centesimi, me la prendo perché aumenta il damage. Anche al costo di avere più campioni, però almeno in questa prima fase mi uccido tutti quanti le cose nel minimo tempo sindacale. Mi ci sono fiondato a usare la chiave lì perché tanto le chiavi in questa challenge non ci serviranno per altro, soltanto per i forzieri penso, visto che comunque nello shop ci possiamo entrare con i soldi e qualsiasi altra cosa possiamo fare con i soldi. Ci ha fruttato anche parecchio perché quelli sono tutti. Ogni soldino pian piano ci costruisce la nostra potenza di fuoco. Siamo nuovamente arrivati al boss che è un mostro, quindi molto più, molto straightforward come boss. Lo ripeto ogni volta, ma è l'icona in base di The Binding of Isaac. Letteralmente, perché tra l'altro compare anche in quasi tutte le hack, mostro. Nonché comparire nel trailer di Afterbirth, della Grid Mode, tra l'altro. Tuttora c'è gente che non. Cioè c'è gente. Nessuno lo sa, però c'è gente che si interroga sul perché. Nell'ultimo piano della Grid Mode, se non avete mai visto una Grid Mode, andate a cercare un qualsiasi dei video che ho fatto. Si trovi un mostro poco prima, cioè nella stanza poco prima a Ulta Grid. Questo è un dilemma che tuttora non ha una risposta. E quindi, se qualcuno di voi magari ha qualche idea geniale o altro, me lo dica. Il piccolo Brimstone lo prendo molto volentieri perché, beh, siamo sinceri, è sempre il piccolo Brimstone. E scendiamo. Principalmente l'ho preso perché se non voglio andare nei vari shop, avere un power up che da solo mi fornisce un buon danno aggiuntivo non è di certo da scartare. Ok, morti. Se riesco a uccidere lo spawner sono più contento. Tra l'altro ho visto troppi proiettili partire, quindi oltre allo spawner credo di aver ucciso qualcos'altro che mi è sfuggito in quel momento. Uno, dos, e morite pure voi, perfetto. Il nostro danno credo inizi a essere abbastanza alto. No, siamo comunque allo stesso livello di prima. So che effettivamente le tacche che spediamo lì sono molto a grandi linee per indicare il danno, però vuol dire che siamo comunque nello stesso tier di danno. Ok. Perfetto, altri centesimi. Perché questa è già aperta? Ah, perché è una challenge room. E direi di aprirla, visto che è l'unica. Oh, Abele! Simpaticissimo Abele, e vediamo se altro c'era qui, una chiave e una bomba. Questo significa che andrò anche a guardare quello che ci sta negli altri due forzieri dorati, cosa che tra l'altro hai fatto a prescindere, perché come ho ribadito prima, se non intendo andare nei vari shop per risparmiarmi tempo e denaro, letteralmente, è una buona idea effettivamente ottenere tutto quello che è possibile. Ah, stiamo qui. Facciamolo bloccare, perfetto. Sto sparando in un'altra direzione in maniera tale che lui esca dal suo nascondiglio perché quello mentre gli si spara non esce. Vediamo un po'. Chiavi, bombe. Vabbè, già che mi ha dato qualche soldo va bene. E l'ultimo contiene invece chiavi, grande, bombe e il resto. Perfetto. Siamo di nuovo a 50 monete. E quindi siamo praticamente al 50% del cap a cui si può raggiungere di denaro. Soldi. Eccellente. E andiamo avanti. Tu, per scrupolo entro nello shop, non conto di comprare nulla però. No, in effetti non c'è niente che ne valga la pena. Questo oggetto qui è la lucetta notturna, praticamente qualsiasi cosa stia davanti a noi, entro il range della lucetta praticamente, viene rallentato. Molto carina, credo sia anche una citazione di Super Mario, non vorrei dire una cavolata, quei fantasmini che si spaventano se tu li guardi, però andiamo dal boss, che è Girly. Intanto vorrei pulire e non volevo pulire in questo modo. Ah, ma fa proprio parte del coso che ogni volta subisco danni. Mettiamoci qui, almeno possiamo stare tranquilli. Più o meno tranquilli. Perché se non lo sapete, Gerd dietro non può colpirvi. Non ha praticamente un'animazione che permetta di colpire le sue spalle. Può soltanto ferirci con le cose che spawna. E abbiamo ottenuto l'avo, quindi uno stat up e mi va benissimo. Continuiamo a scendere e sto ancora valutando dove cacchio dobbiamo andare, perché quella croce lì mi indica che dovrebbe. Non mi ricordo chi indica questa croce così. Perché la croce mi direbbe Isaac. Perché non posso entrarci?
Boh, vabbè, vediamo un'altra. Probabilmente è spawnata male la challenge room, magari una challenge room in cui non possiamo entrare, perché da l'icona mi sembra una challenge room. Ma sarà un piccolo bug, possono capitare queste cose. Soprattutto se è un bug che... cioè, di cui si può capire il motivo molto facilmente. Vedete, in effetti non c'è neanche la cosa per entrare sprecando soldi, quindi boh. Spero che non sia effettivamente un bug grave e quindi sono bloccato per sempre in questo piano. Sarebbe un pochettino seccante, eh. Io tuttora non sto capendo perché perdo questi soldi. Non mi ricordo. Oh, Wheel of Fortune. Allora, facciamo così. Esponiamola qui. E facciamola saltare sempre in aria qui. Nella speranza, infatti, cioè nella speranza che mi droppi delle monetine. Continuiamo la nostra ricerca sopra, sì, volevo togliermi dalle scatole prima il campione, però a quanto pare non è un'opzione praticabile. Uno, dos, e rimanite. Perfetto, e 5 centesimi, che poi diventano 10 perché ne ha spawnate 2. Ok, qui sarà un pochettino un problema forse, ma non per difficoltà, solo per tempo. Beh, mi sono messi in linea, se le cercano. Perfetto, bomba. Continuiamo a cercare. Vabbè. È stata una grande gaffe da parte mia, però non me ne ero accorto. Eh no, questo si poteva risparmiare decentemente. No, beh, tanto risparmiare. Farà una brutta fine grazie al piccolo brimstone. Si poteva risparmiare, intendevo, di farlo. Grid. Vabbè, fortunatamente che c'è grid, perché se mi ero accorto che era uno shop probabilmente non ci sarei entrato. Però grid spawna soldi, quindi mi va molto bene. 63, 64, 65, quello dovrebbe essere da 5, dovrei arrivare a 71, quindi perfetto. Chi te ce manda grid? Guarda, in questa challenge sei una manna dal cielo. Penso sia l'unico caso nell'universo in cui lo direi, però. Ok. Ah, era un arcade quello lì sopra. Ok, possiamo tentare nuovamente di far saltare in aria cose. Tipo qui per ottenere qualcosina. Che sono soldi, sono sempre soldi, eh. Qui per cappare forse i nostri denari. Non so quanto convenga farlo in effetti, perché noi perdiamo soldi e poi lui ci spona soldi. Quindi in effetti non è così buono come possa sembrare. La cap. Sei a 85, direi di dare un altro colpo o due. E basta. Sì, pure che effettivamente, come potete notare, non paga. Abbiamo fatto praticamente la cosa gratuitamente. Ok, fortunatamente abbiamo anche riottenuto qualche cuore sprecato gratuitamente. Facciamo saltare anche questo. Chiave e bomba. Che non ho preso. Ok. Sono un po' rosicato, perché non mi ero accorto del... Non ci ho pensato al fatto che spawnavo più soldi perché io perdevo soldi venendo colpito. Quindi addirittura ci è andata contro la cosa. Ma adesso andiamo al boss che è The Husk, che dovrebbe essere, grazie al Brimstone, abbastanza abbordabile. Ecco, anche se mi ero rimesso in mezzo, cosa che provocherà sicuramente la non comparsa del patto con Satana. Muori male, grazie mille. Muori tanto male. Infatti non è comparso il patto con Satana, ci posso rosicare? Sì. Però alla fin dei conti mi sono cercata e... Scendiamo e poi mi occupo della pillola. Non vorrei che fosse una qualche telepizza che mi fa perdere tempo. No, è una Yuga Wizard che è peggio di una telepizza. Ma andiamo avanti perché non so. Ecco, mettiamoci qui. Speravo di non beccare il danno. Vabbè, ci pensa il piccolo Brimstone, anche se sono leggermente strabico in questo momento. Va bene. Potenzialità nella stanza super... No, nella stanza segreta, nella stanza... Nella Curse Room? Ce ne sono? Vediamo un po'. Potrebbe esserci robetta interessante in base a quello che sono quelle due pillole. Ad esempio stavo per dire se una delle due era un 2 di diamanti, ma non può essere un 2 di diamanti perché hanno uno sfondo diverso. Almeno ho recuperato il mio metodo di sparo tradizionale. Ice Priestess e The Lovers. The Lovers la uso subito per ottenere due cuori e The Priestess me lo porto fuori. Ok. Vediamo un pochettino cosa ci propone la stanza. Tre ciccioni abbastanza facile da fare. Soprattutto quando si ha un colpo che può attraversare le rocce che gli fanno da scudo. Perfetto.
Grazie alla borsa dei penny. Dai. Allora, facciamo così. Faccio prima. Gracias. E andiamo anche a rompere questa sperando che ci sia qualche centesimo dentro. Uno. Vabbè. Non è stato un investimento così buono come speravo, ma fa niente. Morti in due. E se riesco a metterli bene qua, morti anche questi. Perfettissimo. Siamo tornati a full vita. Siamo di nuovo sui 75 centesimi. Dai. Ottimo. E continuiamo a scendere. Dovrei prestare più attenzione alla cosa, in effetti, alla minimappa, perché è l'unico modo che ho per sapere cosa si sta nelle stanze accanto, visto che le porte sono tutte uguali. Cioè, per capire se magari una porta che a me sembra quella delle altre, in realtà è la porta del boss, dello shop o cose così. Continuiamo e... Oh, due mezzi... due cacche ghisce. Non so come chiamarle, effettivamente. Ghisce cacche. Perché è un mix tra ghisce e una cacca. È una cacca meglio. Continuiamo ad avanzare e... Ok, ero quasi convinto fosse una stanza particolare questa, non so perché avevo questo sentore, evidentemente sbagliato, ma se riesco a uccidere questa mosca gigante, fa anche un favore, ottimo. No, c'era lo shop, però non... niente di importante, credo, a questo punto. Vediamo, c'è Super Grid, che tra l'altro ci capita in una stanza bellissima con molti. E il quarter. Il quarter è veramente comodo perché sono praticamente 25 centesimi gratis. Quindi, chiave, 25 centesimi. Siamo al capo e non prenderemo più monete. Al massimo torniamo più qui a prendere queste in caso se ne presentasse la necessità. Non credo se ne presenti la necessità, però. Sempre meglio essere pronti. Uno, due. Ecco, ad esempio questi qua vorrei evitare di prenderli, ma non sapevo come non passarci sopra. Ok. No. Vabbè, fa niente. Non volevo prendere neanche quella. Penso si fosse capito dal mio... No! Cosa ti dico? Come cacchio ho fatto a prendere tutti questi danni? Non lo so. Sicuramente è colpa mia, però... Dai, morti. Tra l'altro adesso siamo... non abbiamo più il problema col capo. Ok, facciamo che sconfiggo il boss e poi torno a recuperare le monetine lasciate lì perché... Opla. Danni subiti a buffo, tanto per cambiare. E boss, che è The Fallen. The Fallen vi faccio notare, in caso non lo sappiate, che droppa anziché un... di un oggetto presente nel pool degli oggetti normali, droppa un oggetto presente nel pool dei... come possiamo chiamarli? Dei patti. Quindi praticamente The Fallen ci permette sempre di ottenere un patto con Satana. Ad esempio in questo caso specifico il marchio. Anche se non è a scelta, però è un patto con Satana gratuito. Quindi torniamo a prendere quei 5 centesimi perché voi direte, stai facendo il tirchio con per 5 centesimi? Sì. Soprattutto quando questi 5 centesimi sono la cosa che ci separa eventualmente dal perdere come ho fatto nell'altro run. Perché se voi non vi ricordate o non avete visto il video, io ho perso l'altro run perché non sapevo che finendo i soldi, cioè avrei perso. Magari è una cosa abbastanza implicita, ho sbagliato stanza, niente. Però, beh, ora ci starò più attento a quanti soldi ho, anche se bisogna dire che ne ho 99, quindi non sento la minaccia così pressante. In realtà i 99 sono già diventati 97, però ciccia. Scendiamo e stiamo ancora al... è Adept 1? No, Adept 2. L'arcade per l'ennesima volta e abbiamo appurato che non paga molto l'arcade, quindi centesimo moneta, ho detto due volte la stessa cosa, volevo dire chiave moneta. Notare, avete notato poi quello che avevo detto prima, ovvero che le chiavi qui sono probabilmente la challenge in cui le chiavi sono più marginali, non abbiamo molti usi per loro. È appena detto che le chiavi sono marginali, cosa abbiamo trovato? Chiavi infinite per il piano. E questa è la presa in giro un pochettino. Vediamo. Eh sì, non possiamo entrare nella challenge. Probabilmente perché è una boss challenge e noi non abbiamo i requisiti del cuore. Però, causa challenge. Fa strano detto così. Vabbè, a causa della challenge che stiamo facendo, ovvero pay to win, tutte le porte sono uguali e quindi non possiamo distinguere il tutto.
Ok, siamo a 92 centesimi, ne abbiamo già perso il 10%, quindi. Le mie perplessità sul non lasciare indietro soldi potrebbero essere effettivamente molto fondate. Perfetto. Lì è chiuso. Continuiamo a cercare. Di qua. Tra l'altro in teoria ci dovrebbero mancare altri 4 piani, quindi siamo circa a metà run, una cosa del genere. Perché ci manca mamma, tutto il cuore e eventualmente, siccome penso, anche la cattedrale. Se ho capito bene qual è la cosa, perché dovrebbe essere la cattedrale, la croce. Cioè, per essere più precisi, dovrebbe essere Isaac. Il nostro bersaglio. Judgment. Lo spono e ti faccio saltare in aria. In realtà, ah, mi ha dato comunque dei centesimi. Sto dicendo, in realtà speravo mi droppasse molti più soldi, però fa niente. In realtà non c'è una vera certezza in quello che ottieni dal Vanguard se lo fai saltare in aria. Quindi non posso certo starmi a lamentare perché il mio piano diabolico non è andato esattamente come me l'aspettavo. Morto, centesimo. Altri centesimi. Speranza di un cuore nero. Molto delusa, fa niente. E continuiamo a cercare. Slot machine che non intendo far saltare in aria perché mi porterebbe via troppo tempo e risorse, perché devo. Perfetto. Qui come faccio? Cioè, per carità, potrei far saltare in aria tipo così e entrare, però volevo prendere il. Non avevo capito se c'era un metodo più istantaneo. No. No, cioè, quelli li lascio liberi in un momento. Questa non si apre. Ho detto una cavolata, si apre, come? Stavo per dire, quella non si apre perché non mi si apriva. Cosa c'è qui? Una specie di orgia di gente, di cicciotti. Perfetto, abbiamo trovato shop e boss. Shop, cosa c'è nel shop? Oh, il sacchetto, lo voglio, ma soprattutto perché. Innanzitutto ho fatto fare più sacchetti, vabbè. Secondo poi, avevo abbondanza di soldi buttati qui e non volevo lasciarli a buffo. Ok, ho preso anche un danno abbastanza sciocco in realtà. Strength, posso tornarmi comodo. E qui invece era Judgment. No, mi tengo Strength. E ho 81 centesimi. Sì, direi di andare dal boss. Possiamo subito. Che tra l'altro è mamma, ovviamente, però. Suppongo che nessuno avesse dei dubbi su chi fosse il boss del piano. Tra l'altro è mamma rossa, un variante che sta molto più a scalciare e molto meno a sponare o a usare il resto del suo arsenale, quindi mi basterà. Di solito in molti casi mamma rossa è più facile del corrispettivo normale, in altri può essere un po' più difficile, soprattutto se si ha a che fare con una variante. Dov'è? Mi aspettavo il pietone che mi colpisse da un momento all'altro. Perfetto, continuiamo così. Dai, tanto so adesso scalci. Bello che lo sapevo, però non ho visto bene l'ombra. Idem. Morto, meno male. Allora, mi ha spawnato due cuori di fede che intendo prendere subito. La scelta direi di prendere la Polaroid e qui c'è il patto con Satana che ci aspetta e che contiene Krampus. Io direi di caricare Krampus. Sto per dire. Non ho fatto in tempo a pensarlo, ho detto vabbè, tanto Krampus adesso ci sparerà normalmente. È possibile che sto facendo così schifo? Allora, uso The Strength. Così almeno qualcosa posso farlo. Sto cercando di colpirlo in maniera più cattiva possibile per farlo breve, però a quanto pare ci viene molto contro la stanza in questo caso. Ah, facciamo così. Ecco, ho spawnato un altro nemico perché giustamente non mi bastava la minaccia di Krampus. Il nemico è morto, meno male però. Perfetto, che cosa mi droppi? Il Lamp of Call. Mi aumenta il danno, però francamente avrei preferito la testa di Krampus. Una delle poche volte in cui preferirei a mani basse la testa di Krampus. Ok, morto e cuore nero, quindi mi va più che bene. E vediamo un po'. Ah, stiamo droppando tutti questi sacchetti perché ho preso ovviamente il power up del sacchetto in testa. Di cui mi sfugge il nome, quindi. Ok, e Two of Heart, che nello specifico mi raddoppia la vita e mi va molto bene. Ora raccimoliamo l'ultimo cuore di fede che mi aveva lasciato qui e scendiamo.
Siamo a Dia del Cuore, quindi. Da questo punto in poi, la nostra cosa del prima troviamo il boss meglio è, come al solito, è ancora più pressante. Adesso, prima troviamo il boss, meglio è in senso assoluto. Ok, ricordate che adesso, da adesso in poi, grazie al Lamp of Call, più siamo lontani, più facciamo danno. Abbiamo un buon danno di base, quindi credo che le nostre lacrime da lontano siano l'equivalente di un'arma di distruzione di massa. Judgment. The Emperor. The Emperor può essere comodo, magari non tanto per questo piano, ma per cose più in là. Anche perché, ad esempio, se arriviamo alla cattedrale nel breve periodo, possiamo sfruttare The Emperor semplicemente per saltare parecchie stanze, nonché saltare la... Beh... Diciamo, nonché saltare la... il costo per arrivarci, il costo in soldi. Ok. Morti tutti, perfetto, altri soldi. Stiamo pian piano tornando a un range accettabile di denaro, eh? Ok. Morto. Siete tutti morti, ma vi siete uccisi veramente da soli. Peccato che sono arrivato fino adesso senza avere un oggetto attivo, perché comunque nel peggiore dei casi qualcosa può sempre far comodo. Sempre uccisi da me, se si può così definire. A causa dei cuori neri e abbiamo già sbagliato una strada, eh? Non è un buon inizio per la cosa. Ecco, poi io continuo a prendere danno. Perfetto. Sono finito è finito il creep? Sì. Questo mi va molto bene. Tenderei a saltare la Curse Room perché sarebbero due danni tra entrare e uscire, non mi va minimamente. A meno che non uso il The Emperor, però. Usare il The Emperor così, dopo che ho sprecato tante risorse per andare in giro, mi sembrerebbe un po' uno spreco. Perfetto, morto anche mostro. Centesimo e... altri 2 centesimi. In questa challenge sarebbe molto comodo avere la mappa. O la bussola. Più la bussola. Però in molte challenge è comodo arrivare il prima possibile, anche se in questa abbiamo veramente un costo fisico per arrivare, per avanzare. Passo The Empress, no, soldi e ci prendiamo The Emperor di nuovo. E abbiamo trovato il boss. Meno male. Quindi The Emperor ce lo possiamo tranquillamente tenere per la stanza, per il piano successivo, o meglio ancora per Isaac. Però non so come succe che cosa succederebbe. No, beh, se lo uso subito. Stavo pensando. Allora, a parte che stanno droppando parecchio bene qui dentro. Ok. Soldi, soldi. Bombe. Chiavi, soldi. Maschera dell'infamia che mi va molto bene, che a volte ci proteggerà dai danni. The Chariot. Ah, ritengo il The Chariot per il boss. E poi mi fa... C'era un cuore, infatti. Dicevo, perché c'è un cuore e non l'ho preso? Mistero. Allora, facciamo così. Mi prendo The Chariot, ci affronto il boss e poi torno. Ok, buono. E poi torno per prendermi di nuovo il coso. Oh, The Bloat, l'arcinemico dell'universo, praticamente. Allora, mi metto qui vicino a te, The Bloat. Perché così, mentre sto qui a prendere danni, che non sto prendendo in realtà. Tra l'altro, credo se non l'ho preso perché era ancora nel periodo di invulnerabilità della maschera di The Chariot, o se è stato perché ho sfruttato la maschera dell'infamia per fare un danno. Non mi è chiarissimo, ma francamente chi se ne frega. L'importante è che non mi sono fatto colpire da te. Nemesi di molti giocatori. Ma sei morto, quindi fotte cavoli. Aim, più range, più shot speed up. Soldi presi, ok. Riprendiamo il nostro bell'Emperor e scendiamo. Siamo al womb numero 2. Cioè numero, per modo di dire numero. E sono indeciso se usare The Emperor subito o tenermelo per Isaac. Allora, vediamo come va la cosa. Direi non è il caso di sprecarlo se non vedo particolari minacce. Perfetto. Vicolo cieco, quindi già ci siamo tagliati via una strada possibile.
Qui vorrei azzardare a vedere cosa c'è qui dentro. Un doppio sacchetto che contiene soldi, bombe e basta. Prettamente quello. E non sapevo come proteggermi in quel momento specifico. Questa è una curse room, il resto possiamo andarci. Ottimo. Continuiamo a salire e continuiamo a sperare di trovare. Ah no, ok, era uno normale. Avevo confuso quella a destra con quella a sinistra praticamente. Pensavo fosse uno di quelli che sparano in quattro direzioni. Un lock up. E abbiamo trovato il boss. Quindi la nostra idea di non usare il The Emperor. The Emperor. Ho messo una T che non so da dove è scappata fuori. Si è rivelata abbastanza vincente. E andiamo al boss. Che ovviamente è Eclipse. Non è che stiamo a fare filosofia spicciola fingendo di non sapere che boss fosse. Ormai ci accompagna da parecchie run. E visto che io l'avevo già sbloccato in Rebirth, si può dire che accompagna chiunque di voi abbia iniziato a seguirmi con Afterbirth. C'è sempre stato Eclipse al posto del cuore di mamma. Ok, ce la posso fare. Ho un danno parecchio alto, ovviamente non ho le risorse per fare i classici danni. Oh, grazie alla maschera dell'infamia ho parato un colpo. Non ho le classiche risorse, magari oggetto utilizzabile che permette di dare un colpo di quelli decisivi una volta ogni tanto, però ok, questa non volevo succedesse una cosa del genere, perché i ragni ho sempre problemi a schivarli, soprattutto quando sono 82. Morto. Oh, no, mo. Diciamo che l'avevo detto un po' troppo presto. Dobbiamo andare per forza da Isaac, ma prima vorrei vedere cosa offre il buon. Abbiamo. No, no, il Blue Womb col cavolo. Senza offesa, ma col cavolo. Andiamo ad affrontare Isaac, cosa che non mi mette molto in sicurezza perché io ho qualche problema a affrontare Isaac in generale. Prendo una stanza a caso sperando di trovare qualcosa di utile. Forse dipende da quello che c'è in quel forziere. Il Pulseworm, che non credo serva. No, però potrebbe effettivamente tornare comodo, più del quello. Ok. Morite. Mercanti, morite, por favor. Niente, eh. Una pillola che potrebbe essere. Ah, ho arrangiato, vabbè. Continuo a salire. E uccido questo e poi uso il tarocco. Speravo in qualche botta di fortuna e nello specifico la fortuna doveva tradursi nella presenza di qualche magari power up super mega figo che trovo a culo in una stanza di queste a buffo. Perfetto. E muori. Tra l'altro eri carestia, se non mi ricordo male. Perfetto. Se qui trovo qualcosa, il mio piano malvagio ha avuto successo. Non ho trovato niente. Ma fa nulla. E usiamo di Emperor. Tagliamo corto. Isaac contro Isaac. Allora, io e Isaac ho problemi fin tanto ci troviamo in questa fase. Cioè, in realtà sembra stupido, ma io ho paura di Isaac in questa fase perché non fa movimenti veri e propri. Si limita a sparare lacrime, che tra l'altro nella mia testa le sue lacrime non sono lacrime ostili. Perché raramente durante The Binding of Isaac becchiamo qualcosa che ci attacca con lacrime blu. Cioè, lacrime blu, lacrime vere. È entrato in fase 2, cosa che potrebbe. Che significa che spara meno lacrime e ci stiamo avvicinando al momento che io sento come momento sicuro. Anche se in realtà sto continuando a prendere danni, quindi momento sicuro, un po' un corno. E fase 3 finalmente. La fase 3 è quella che io classifico come più facile, perché se si sa come schivare, si schiva. Non c'è niente del randomismo della prima e della seconda. Ad esempio qui ci si mette all'angoletto, opposto a quello da cui parte. Ovviamente se si cerca di non beccare. Ok, se qui mi becco un altro danno muoio. Quindi preferirei stare un pochettino più safe. Un pochettino più lontani. Grazie. Non mi dispiacerebbe uccidere in questo momento. Perché non muori e basta? Grazie.
Ho rischiato molto in questa challenge. Comunque l'abbiamo completata. E cosa abbiamo sbloccato? Abbiamo sbloccato due nuove pillole che sono apparse. Come al solito, ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate, condividete, fate quello che preferite, ma aiutatemi a crescere. E grazie per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!